Quanto costa un intervento di mastoplastica additiva? Ciao, sono il dottor Luciano Perrone e mi occupo di chirurgia estetica del seno da oltre 15 anni. Ho eseguito oltre 3.000 interventi in Italia e all'estero e sono specializzato nella mastoplastica con il metodo argentino. Quando si parla di mastoplastica, quindi un intervento di chirurgia estetica al seno, molte persone si chiedono quanto costa l'intervento. La risposta può variare, in quanto ovviamente il costo finale dipende da diversi fattori, tra cui la complessità del caso specifico, il tipo di protesi utilizzate, il tipo di intervento necessario, la sede e la clinica in cui poi si programmerà l'intervento e ancora tanti altri fattori. In media però possiamo dire che in Italia un intervento di mastoplastica, e per mastoplastica intendiamo qualunque intervento di chirurgia estetica al seno, quindi come una mastoplastica additiva, una mastopessi con protesi, una mastopessi senza protesi, oltre ai vari tipi di mastopessi possibili, i costi quindi possono variare tra i 7 e i 14.000 euro. Ma quello che mi preme sottolineare è soprattutto che è importante non considerare il costo come l'unico fattore determinante nella scelta di sottoporsi a un intervento di mastoplastica. La sicurezza, le garanzie, l'esperienza del chirurgo sono questioni fondamentali da prendere in considerazione durante tutto il processo decisionale. La mastoplastica è un intervento chirurgico molto richiesto, ma come per qualsiasi operazione è importante comprendere anche i costi coinvolti. Quindi, oggi voglio vedere con voi, le domande più comuni su questo argomento. Il primo ovviamente è quando il costo della mastoplastica additiva è mutuabile. Bene, l'intervento di mastoplastica additiva è mutuabile solo in caso di ricostruzioni mammarie, quindi dopo un intervento di mastectomia, dovuta quindi a un intervento per tumore. L'altra domanda in genere che mi fanno più spesso è quanto costa un intervento di mastoplastica. Il costo medio si aggira tra i 7 e i 14.000 euro, ma può variare a seconda di diversi fattori. I principali sono il tipo di intervento necessario, che può essere ad esempio l'inserimento di protesi mammarie o il lipofilling, o la cosiddetta mastoplastica ibrida, quindi dove vengono utilizzate protesi e grasso. Tutto questo chiaramente influisce notevolmente sui costi dei materiali, sui tempi e sul personale. Anche la tipologia di protesi scelte influisce sul prezzo. Inutile dire che non tutte le aziende di protesi offrono le stesse garanzie, le stesse qualità e le stesse performance. Infine, bisogna considerare la possibilità che ci sia effettivamente la necessità di trattamenti extra, come la mastopessi, e ve ne sono chiaramente di diverse tipologie. Questo, chiaramente tutto questo può aumentare i costi che spesso quindi vengono eseguiti in combinazione con l'aumento del seno. Per ottenere un preventivo accurato e personalizzato relativo quindi al costo del proprio intervento in mastoplastica additiva, il consiglio chiaramente è quello di consultare un medico specialista, un medico che si occupi proprio nello specifico di chirurgia estetica del seno. Questo perché un preventivo può essere realizzato soltanto dopo una visita medica di persona, durante la quale il medico può effettuare una valutazione complessiva del punto di partenza della paziente e sulla base dei desideri della paziente, quindi mettere giù un piano chirurgico. Quindi, nonostante come abbiamo visto, siano diversi i fattori che influiscono sui costi dell'intervento, tuttavia possiamo dire come indicazione generale che il costo di un intervento di mastoplastica additiva primaria, quindi diciamo più semplice, si colloca solitamente in un intervento, in un intervallo che varia tra gli 8 e i 10.000 euro. Mentre un intervento più complesso, quindi che possa prevedere una mastopessi o una procedura più lunga per la situazione di partenza più complicata dalla paziente, i costi possono più o meno oscillare tra i 9 e i 14.000 euro. Spesso viene chiesto cosa include il prezzo della mastoplastica. Bene, tipicamente il prezzo include chiaramente i costi del chirurgo o dei chirurghi, l'anestesia, gli infermieri di sala, l'uso delle strutture ospedaliere, le protesi, le visite pre e post-operatorie, le garanzie sulle protesi e chiaramente quelle sull'intervento, che sono due cose completamente diverse.
Questo ovviamente non è una legge, ma dipende dal centro a cui fate riferimento. Io ovviamente vi parlo di quello che succede presso i centri Dottor Peron. Ovviamente nel prezzo della mastoplastica additiva sono incluse anche tutte le visite di follow-up post-operatorio. Altra domanda in genere di interesse comune è le garanzie legate all'intervento in mastoplastica. Qui si apre un capitolo enorme. A cui si dà sempre troppa poca importanza quando si guarda il prezzo. Garanzie sulle protesi e sull'intervento sono due cose completamente diverse. Per quanto riguarda le protesi, non tutte sono uguali, chiaramente. Alcune aziende produttrici offrono garanzie addirittura a vita sui loro prodotti. Per quanto riguarda l'intervento, invece, dipende dal chirurgo o dal centro di riferimento. In linea generale non c'è nessuna garanzia o assicurazione, ma come sempre vi invito a informarvi attentamente su questo argomento. Presso i centri Dottor Peron offriamo una copertura e una garanzia sull'intervento fino a 5 anni dopo l'intervento. Questo proprio per garantirvi la sicurezza di affrontare un cambiamento come quello che affronterete con la massima serenità possibile. Un'altra domanda è se è possibile rifarsi il seno pagando a rate. Bene, presso i nostri centri offriamo diverse modalità di pagamento, quindi dalla dilazione dei pagamenti a piani quindi di pagamento a rate fino a finanziamenti dell'importo. Questo proprio per rendere l'intervento più accessibile possibile. Il costo quindi della mastoplastica additiva presso le nostre cliniche, Dottor Peron, come abbiamo visto finora, sono moltissimi gli aspetti da prendere in considerazione per formulare un preventivo. Come indicazione generale, quindi, possiamo dire che i costi di un intervento di mastoplastica additiva o di interventi più complessi rispecchiano le indicazioni viste prime, ma torno a ripetere che, nonostante sia cosciente dell'importanza dell'investimento necessario, gli aspetti più importanti su cui focalizzarsi non sono il prezzo, che quando è troppo basso qualche dubbio dovrebbe farlo sorgere, se non volete chiaramente rischiare sulla vostra salute e o dovervi sottoporre ad altri interventi per correggere i problemi poi creati. Ma gli argomenti più importanti sono l'esperienza del chirurgo, il supporto post-operatorio della clinica e soprattutto le garanzie offerte su protesi e intervento. Quindi, se stai valutando di sottoporti a un intervento di mastoplastica additiva e se vuoi approfondire l'argomento o hai bisogno di una consulenza, non esitare a contattarci. Chiaramente potrai trovare maggiori informazioni anche sul nostro sito.